Io mi permetto nella mia veste di direttore di un istituto di formazione che fa centro di ascolto a disagio e si occupa anche di innovazione tecnologica con l'Agenzia Americana Digitale. Noi abbiamo attivato un altro contro le violenze con il Solano e sta dando grandi risultati. È un elemento di trasparenza perché con il proprio telefono in qualsiasi posto, qualsiasi cittadino se utilizza, si potrebbe fare anche un'app per aiutare i commercianti e i cittadini a venire. Prima domanda. Seconda domanda, la sto facendo. siccome mi ha colpito molto. Ah, la sto facendo, ma non è vero io, un mio studente, me l'ha proposta proprio abbiamo chiuso l'accordo ieri, che gli ha avuto queste idee, questa lezione, dice, se è piaciuto ci facciamo un'altra. Me l'ha spiegato, dice, ok, facciamo un'altra. Molto semplice tecnica, molto semplice gratuito, se si è piaciuto da solo, quindi ci rendiamo disponibili per dare il supporto anche a livello nazionale. Ma la cosa importante che mi ha colpito di quello che ha detto, che era il problema di volte non era la mano, sono i congiati. Quando lei lo diceva, io pensavo a tutte le persone che quando subiscono il furto di una macchina non si rivolgono alla polizia, ma vanno a cercare le persone che gli possono restituire la macchina anche strapagata. Quando lei dice queste cose, io penso ai congiati, quando vedono degli atti di violenza per strada, cambiano strada e non intervengono, e questa è una cosa altrettanto grave. Quando diciamo, succedono degli episodi, gli agenti di polizia, immagino nello sport, perché io ritengo che sia abnorme impegnare tutte le forze di polizia per una partita di calcio, soprattutto di Lega Pro, e vedere che i poliziotti sono nemici, non sono amici. E questo vuol dire che diciamo, siamo noi cittadini georgiani che dobbiamo capire che è importante, che poi il cattivo esempio porta ad alcune cose che abbiamo subito anche noi come istituto, quando a spaccarci le vetrine non sono stati dei delinquenti, ma sono stati figli della Foggia Baby identificati che non sapevano che cosa fare la sera e si divertivano così a montare le bottiglie di vita che abbiamo operato. Quindi c'erano persone per bene. Ottobre del 2012, quando io ero con mio padre in pronto soccorso perché non c'era un posto libero al mio reparto, si sono presentati 44 ragazzi che una notte di Halloween hanno fatto un mix di droghe e alcol e i genitori anziché rimproverarli e far capire che evidentemente c'era un colloquio, un dialogo che mancava, ad alcuni di questi ragazzi li hanno rimproverati perché la polizia aveva detto che cosa avevano preso. Questo, se non cambia questo, non può cambiare la città e non può cambiare anche la forza di chi volendo fare bene, di credere nell'ammiraglio e nel bene di questa città, deve fare, deve dare un buon esempio a partire dalla scuola. Grazie. Io la ringrazio perché mi ha detto una cosa molto importante, proprio la ringrazio tantissimo. Quando lui ha descritto alcune cose, uno si chiede, ma cos'è che è la mafia? Cos'è la mafia? La mafia è quando si compie un delitto e le persone cambiano strada. Quando accade questo, che significa? Significa che c'è omertà. La mafia è questa, è omertà. Quando io dico che il problema sono i rifugiati, è l'omertà dei rifugiati. Ovvero, di una parte. E purtroppo in questa parte dei rifugiati è largamente maggioritaria fra gli operatori economici, che purtroppo per il lavoro che fanno sono quelli bruciati, perché sono quelli che finanziano. Poi il pensionato, l'impiegato, l'insegnante non lo finanzia la mafia. Il commerciante che finanzia la mafia, che lo legittima nel suo ruolo di controllo sociale, che gli dà un ruolo, che gli dà un prestigio. Qui la difficoltà che ho trovato, padre, all'inizio, che ancora è in corso, è addirittura l'uso del nome, cioè c'è gente anche importante delle classi, della cosiddetta classe dirigente foggiana, che ha difficoltà a chiamare la cosa col suo nome. La cosa, il nome di questa cosa è uno solo. Ed è mafia e bisogna chiamarla così per quello che è.
anche nell'uso nel rifiuto, nell'omissione dell'uso del nome, si vuole mascherare, creare una mistificazione. E cos'è mafia se non questa mistificazione? Qual è stata la forza della mafia da sempre in Sicilia? Che la mafia, no, la mafia non esiste. Cioè, i cittadini negano l'esistenza stessa della mafia. E nel negare l'esistenza stessa della mafia, facevo della mafia la forza, un'organizzazione potente che è diventata tutto qua. Io ci credo in questo percorso. Ci credo. La semplice analisi di un medico che ha esperienza di queste cose. Ci credo perché si può fare. Capisce? È veramente un delitto per la situazione di adesso. Perché poi chissà quando la riavrai, se la perde, un'altra occasione come questa. Sera, grazie. Mi metto da questa parte della comunità davvero, cioè con Daniele, noi siamo persone tutto sommato abbastanza impegnate anche in questa comunità. Io sono in parte relativamente impegnato anche in ambito commerciale, sento, chiaramente non ricevo come voi dichiarazioni così importanti, però sento la difficoltà e probabilmente c'è qualcosa che non funziona anche in noi. Quello che lei ha menzionato solo per un attimo questa sera, che mi è parso di capire che non ci impegniamo tutti, sicuramente lo siamo anche noi, spesso anche, purtroppo, una mia autodenuncia, invidiosi nell'ambito dei commercianti, non vediamo il commerciante come colui quale sacrificato, davvero, siamo davvero quasi contro di lui, quindi qualche volta, mi perdoni qualcuno, quasi giuniamo delle sue difficoltà. Ha detto bene Maria prima una cosa, noi cosa possiamo fare? Dovremmo impegnarci un po' di più a rispettare, non dico a difendere, ma a collaborare con lui in tutti i sensi. La seconda parte della mia osservazione, cosa sta facendo la politica a Foggia, cosa può fare la politica a Foggia? Non è stata più nominata, lei ha detto solo un piccolissimo trafiletto. Cogliamo l'occasione, noi potremmo anche impegnarci, sicuramente ci dobbiamo impegnare di più, ma avremo bisogno anche di qualche carezza da parte della politica, perché forse da soli tanti di noi potrebbero non essere sufficienti. Viene denunciato in una qualche maniera il 92. Io credo che sia utile ridenunciarlo in maniera importante ancora. Ha fatto un merito ai giovani, una premessa, ma anche un merito ai giovani. Dovremmo impegnarci anche noi adulti, chiedere veramente in maniera importante anche alla politica, non solo alle forze dell'ordine, che lei ci ha garantito e ci crediamo, sono pronti collaborare per la soluzione di questo grave problema. Però avremo bisogno probabilmente di una mano a più livelli. Se no non possiamo crescere culturalmente e conoscere bene le difficoltà per poterle proporre in questi anni. Vi voglio ringraziare a nome di tutta la comunità. Ai ai ai. Prima questione. Lei deve sapere che quando noi partimmo, 1990, l'atteggiamento prevalente del paese era quello di dire, vabbè, sono i commercianti che hanno denunciato perché, come dire, sono tirchi, sono attaccati al velato, sono tipo Pastore Gesualdo per difendersi la roba. Quindi all'inizio c'era un atteggiamento da parte dell'opinione pubblica diffidente perché in parte eravamo commercianti, identica la cosa che lei ha descritto con questo diritto allo stesso tempo. Cioè, sembrava che fossimo, cioè che noi fossimo impegnati per egoismo, ecco, che denunziassimo per egoismo, per difenderci noi stessi. E da questo punto di vista la svolta sa quanto è stata. Io non dimenticherò mai quando a un certo punto la mattina, siamo nel 91, era appena iniziato il processo, io dico sempre quella fu la svolta, quando la mattina io avevo appena aperto questa cinese del negozio, stavamo dentro sistemando, a un certo punto sento un grande rumore, mi
mi affaccio senza che noi sapessimo nulla. Tutti i ragazzi di tutte le scuole di dopo l'anno avevano organizzato una manifestazione di solidarietà con noi che il giorno prima eravamo andati a presentare il giornale. E allora, perché in quel minuto si capì che quei 10 commercianti che denunciavano, che erano andati in giornale a denunciare, vero che difendevano il proprio lavoro, ma è un obbligo morale difendere il proprio lavoro. Vero che difendevano la propria libertà, ma è un obbligo morale difendere la propria libertà, ma contemporaneamente difendevano la libertà e il lavoro di tutti. E questo, quando ho capito questo, tutto il paese era una cosa splendida, magica, e si inizia la partita. Io dico sempre, la partita non la vincevo con la sentenza, con la condanna, anche perché, e lo dico veramente ancora oggi, mi sta azzardando, io non ho mai voluto nell'ascoltare una sentenza di condanna, non ho mai considerato la lettura di una sentenza di condanna una vittoria. A volte i miei amici dicono, ma come? Tu ti rischi la vita, rischi la vita, hai fatto tanto, hai cambiato la tua vita per fare condannare quelli, e poi nel momento in cui i giudici ti condannano, tu non festeggi. E io spiegavo, comunque, di fronte ad una condanna non c'è nulla da festeggiare, perché anche la nostra sconfitta, la condanna dei delinquenti, dei mafiosi, ci vuole, ma non si festeggia. Contro i capi della criminalità foggiana, questa è una cosa vergognosa,
il comune di Foggia non si è costituito parte civile, non 10 anni fa, un mese fa. Il comune di Foggia non si è costituito parte civile, un mese fa. E questo è il segnale di quella città. Ma la cosa che mi fa impazzire è che in ogni occasione, no, a quanto? Ai cretini lo dici? Ai cretini lo dici? Quando? Lì non c'è. Lì contro il boss di Foggia, tu non sei parte, la città di Foggia non è costituita parte civile. Cioè il cittadino di Foggia che avrebbe avuto il dovere di fare valere il proprio diritto al risarcimento nei confronti del boss, non è costituito parte civile.